Ok. Buonasera a tutti, do il benvenuto alla 25ª settimana e diretta della ISMULT. Diamo qualche secondo perché tutti i colleghi si incomincino a collegare. Stasera abbiamo con noi due carissimi amici miei personali e ovviamente membri da sempre. Anche del direttivo della ISMULT, che sono il professor Mario Vetrano e il professor Vincenzo Visco della Sapienza di Roma. Quindi, grazie Mario e Vincenzo per aver accettato l'invito e per veramente essere qui con noi. Buonasera. Ovviamente, vedete, Roberta è primo secondo questa sera online. Stasera siamo riusciti a essere tutti precisi, siamo in quattro, quindi la cosa si fa affollata stasera e parleremo di un argomento, parleranno i nostri due relatori di un argomento che è molto molto interessante, che sta molto a cuore alla ISMULT, che è la medicina rigenerativa, in questo caso applicata alla riabilitazione. Quindi secondo me è un topic veramente interessantissimo, di cui veramente se ne parla poco. Sicuramente i nostri relatori ci daranno un overview di altissimo spessore, perché comunque parlo di due tra gli italiani che hanno pubblicato di più in questo campo. Io direi che possiamo, Mario e Vincenzo, se volete dire qualche Allora, sì. cosa, siamo a disposizione prima di partire con le diapositive, oppure partiamo subito, come preferite. Allora, io volevo innanzitutto dire che appunto questo lavoro che presentiamo oggi, questo webinar, in realtà parte, cioè è frutto di una collaborazione che è iniziata nel 2008-2009 e dove abbiamo messo insieme un clinico che sono io sono un fisiatra, e un professore di un'unità di diagnostica genetica e cellulare, quindi un patologo, cioè praticamente abbiamo unito queste due competenze. Per quale motivo? Innanzitutto, il motivo vero è perché lui aveva un problema di salute, quindi è venuto da noi, gli abbiamo dato l'abbiamo Non curato. è vero questo. E quindi alla domanda com'è che funziona, la nostra risposta è stata capiamolo insieme. Ecco, questo è successo più o meno nel 2008. E da allora abbiamo iniziato una collaborazione dove abbiamo cercato di dare un significato biologico alle terapie che noi facciamo. Noi qui nella fisiatria del Sant'Andrea, siamo nella WOC diretta dal professor Ferretti, siamo io, la professoressa Vulpiani, la dottoressa Trischitta e anche tutta la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa. Ci occupiamo in particolar modo di patologie muscoloscheletriche, cioè di traumatologia dello sport e muscoloscheletriche. E quindi trattamenti, diciamo, abbiamo un animo molto, molto ortopedico, okay? Molto meccanicista. Con il professor Visco abbiamo avuto la possibilità di allargare i nostri orizzonti. In che senso? Ci siamo calati nelle scienze di base che ci permettono di spiegarci tante, tante cose. Allora, innanzitutto io e il professor Visco abbiamo organizzato questo webinar in questo modo. Farò una prima parte io e faccio la parte del clinico non anche non necessariamente universitario, che è quindi il clinico utilizzatore, ok? Che si trova, se volete io posso partire e partirei, che si trova a parlare di medicina, si trova a trattare la medicina rigenerativa. Ecco, perché questa slide? Perché la medicina rigenerativa è sulla bocca di tutti, cioè chi vuole pensa che deve ritornare a non essere calvo, chi da strega, insomma, vuole diventare una Wings, cioè la medicina estetica. Ma come avete visto a destra, il clamore è tanto, ok? E il clamore deriva anche da riviste come Novella 2000, Oggi, La Repubblica, dove si parla appunto di frullati, di pappe piastriniche, di altre metodiche che ci possono permettere di rigenerare. E quindi cosa vuol dire? Che noi veniamo a trovarci da clinici con delle aspettative estremamente elevate, aspettative che poi non dobbiamo, insomma, giustamente, dobbiamo quantificare, nel senso, è possibile ritornare ad essere un calciatore professionista in queste condizioni? È possibile che dei dolori in una persona con queste caratteristiche somatiche, con magari disturbi dismetabolici ed altro,
li possiamo aggredire per farla ritornare ad essere, per esempio, una ballerina. E, diciamo, in realtà questa domanda trova delle risposte fino a un certo punto, con canali non filtrati, quindi Google. E se noi scriviamo su Google, questa è una ricerca di ieri, medicina rigenerativa, come vedete i numeri sono tantissimi. Ma anche se scriviamo, per esempio, PRP su PubMed, guardate esponenzialmente quanti lavori sono stati prodotti negli ultimi 10 anni. E che cos'è questo New York Times? Parte tutto da qui, cioè il clamore mediatico parte dal New York Times del 2009. Praticamente parlano di atleti che nella NFL sono riusciti a vincere il Super Bowl e hanno detto che sono riusciti ad attutire, cioè a limitare i loro problemi fisici con le pappie diastriniche, quindi, che già allora però si chiamavano PRP, quindi terapia con PRP. E quindi entriamo in questo mondo, entriamo da clinici, quindi da clinico utilizzatore, nel mondo della ortobiologia, degli ortobiologici. Che cosa sono? Sono sostanzialmente delle sostanze che normalmente noi abbiamo nel corpo che possono aiutare in qualche modo a riparare meglio, quindi a riparare, a guarire delle lesioni. E noi quelle che più utilizziamo e che sulle quali, insomma, abbiamo pubblicato di più e sulle quali incentreremo la nostra relazione di oggi sono questi, in particolar modo il PRP e le altre viscosupplementazioni, anche pur avendo un occhio ben attento anche a tutto il resto che si presenta e che magari possiamo utilizzare da clinici in riabilitazione, come per esempio il siero autologo condizionato e poi soprattutto questo capitolo molto molto interessante del concentrato del bone marrow, come anche le cellule adipose, cioè derivate dall'adipe di queste stromal cell, quindi queste cellule multipotenti. E diciamo l'ideale sarebbe, da clinico diciamo un po' accorto, di poter pensare di poter inserire tutte le varie terapie, quindi tutto l'esercizio terapeutico di per sé rigenerativo, i mezzi fisici, molti sono rigenerativi, molti hanno effetti rigenerativi, terapie mediche, perché no, e fattori di crescita, in queste curve che sono un po' quelle che contraddistinguono qualsiasi riparazione di una lesione, che ha i suoi momenti e ha i suoi tempi. Quindi l'ideale sarebbe questo, cioè arrivare ad una medicina della precisione, dove dovremmo sapere che ciascuno magari ha bisogno di tot trattamento in quel determinato momento, oppure quel tot di cocktail di fattori di crescita, oppure il singolo fattore di crescita. Allora, noi abbiamo fatto un po' di lavori sul PRP. Allora, PRP, secondo la triade dell'ingegneria tissutale, potrebbe essere, diciamo, l'ideale. Perché? Perché, diciamo, recluta cellule, offre molecole segnale e, diciamo, può portare la riparazione anche offrendo, diciamo, delle matrici, uno scaffold, sempre con un'azione che è diciamo modulatoria della biologia, diciamo paracrina, ma anche pleiotropica. Insomma, possiamo avere tutto questo con il PRP. Tant'è vero che le piastrine di per sé sono una barriera emostatica, quindi una matrice, liberano dei fattori, dei segnali e, diciamo, possono avviare attraverso, diciamo, il processo di rimodellamento attraverso appunto i segnali e la matrice. E diciamo le prime applicazioni sono prima del 2000. La prima applicazione che ho trovato, diciamo, pubblicata su riviste, su PubMed, è questa del 2003, di questo case report. Ma che cos'è? Cioè è un plasma arricchito di piastrine, ma io penso che ormai sappiamo tutti che cos'è, quindi è una componente di plasma che è ricco di concentrato di piastrini, quello è prodotto dal sangue venoso. E secondo, diciamo, le raccomandazioni SIMTI della medicina trasfusionale e immunoematologia, lo dobbiamo considerare come un concentrato piastrinico, quindi un C-punt, quindi un concentrato piastrinico per uso non trasfusionale. In realtà ci sono anche il gel piastrinico che deriva da quello con attivazione, come anche altre cose come il collirio di siero autologo. E, diciamo, e nel 2015 la Gazzetta Ufficiale praticamente dà la centralità al trasfusionale per quanto riguarda le modalità di prelievo, di raccolta e produzione, etichettatura, quindi produzione, emissione del PRP, ma anche controllo.
anche controllo e anche sul territorio. Ancora da clinico dico, ma può essere doping, perché io magari tratto, ho la fortuna, oppure insomma la sfortuna, questo dipende, di trattare anche sportivi, non è doping, perché singoli fattori, singoli ormoni sono doping, ma non il PRP, quindi diciamo potrebbe essere l'ideale per noi. Quindi lo prepariamo, sangue venoso antecubitale, ci sono le varie centrifugazioni e tiriamo fuori questo PRP. È così semplice? Non è così semplice. Perché abbiamo sistemi aperti, sistemi chiusi vuol dire kit riproducibili, sterili, ma i sistemi chiusi, quando andiamo nella scegliere da clinico un sistema chiuso, ci troviamo in una situazione come questa. Ci sono tantissimi sistemi, ognuno che produce PRP con caratteristiche diverse, e quindi qua noi già siamo con il grande punto interrogativo, ma quale dobbiamo scegliere? Qual è quello che funziona di più, oppure qual è quello che funziona per ogni singolo paziente che abbiamo di fronte? Grandissimo punto interrogativo. Tant'è vero che esistono diverse tipologie, e generalmente diciamo quelle più comode, più tranquille, più semplici da classificare sono quelle con o senza, quindi ricche o povere di leucociti. E ma poi noi lo possiamo avere per infiltrazione oppure per gel per applicazione. E questo dipende se è attivato, coagulato con la fibrina, e può avere, a seconda di quello che, per il motivo per il quale lo dobbiamo utilizzare sul paziente, che possiamo avere bisogno di uno piuttosto che dell'altro. Quindi gli effetti attesi li conosciamo, quindi stimolazione, antinfiammazione, ancora riparazione, rigenerazione. Ma in realtà la letteratura non ci aiuta, perché abbiamo difficoltà, abbiamo capito, di confronto tra preparazioni diverse, tipologie diverse, difficoltà di interpretazioni, scale di valutazioni, protocolli post-trattamento, tipologie di pazienti. Vabbè, insomma, è un grande punto interrogativo. E quindi noi l'abbiamo per esempio utilizzato, lo utilizziamo ormai da diverso tempo per la patologia articolare, ma già questa immagine ci fa capire che noi abbiamo diversi gradi di osteoartrosi. Abbiamo diversi, diciamo, per esempio, malallineamenti sul piano frontale, quindi possiamo avere diverse patologie monocompartimentali, bicompartimentali, tricompartimentali. Funziona in tutti? Funziona nell'anziano, ma funziona nel dismetabolico come nel palestrato? Insomma, è tutto anche questo una grande difficoltà per noi clinici, capire come ci dobbiamo muovere. Però, insomma, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto nel ginocchio, l'abbiamo fatto per esempio anche piccola esperienza nella rizoartrosi, l'abbiamo fatto nell'anca e lo continuiamo a fare in tutte queste sedi, soprattutto diciamo per le grandi articolazioni, lo facciamo in ecoguida perché così siamo sicuri, insomma, di stare a mettere, insomma, nel posto giusto quello che vogliamo mettere. E diciamo generalmente per la patologia articolare facciamo dalla 1 per le piccole articolazioni o per l'anca fino alle 3 infiltrazioni per il ginocchio, e utilizziamo un sistema chiuso da sempre, diciamo senza leucociti. Ok, il protocollo col trattamento è indispensabile, perché diciamo non dobbiamo tenere a riposo le articolazioni, il sistema muscolare, il muscolo scheletrico, perché insomma, come sappiamo tutti, un detraining, un undertraining, diciamo un understimulation muscolo scheletrico non è utile, assolutamente, anzi è il contrario. Però rimane questo grande punto interrogativo, ma funziona, non funziona? E purtroppo la letteratura ancora tutt'oggi non ci aiuta. Se diciamo un po' per curiosità, un po' per diciamo moda, tra virgolette, fino a qualche tempo fa erano soprattutto alcune review, erano possibiliste sui risultati, ma adesso escono sempre maggiori review che ci dicono che in realtà bisogna stare veramente attenti e capire, per essere sicuri del funzionamento dobbiamo avere, diciamo, più materiale, che equivale a dire degli studi clinici randomizzati meglio fatti. La nostra esperienza, diciamo, è stata raccolta in uno studio che è in fase di, insomma, stato sottoposto per la pubblicazione, nel quale abbiamo rianalizzato 264 ginocchia, dove abbiamo confrontato l'acido ialuronico col PRP. Che cosa è uscito fuori? È uscito fuori che attraverso un'analisi multilivello che ci permette di toglierci tanti limiti, essendo degli studi retrospettivi, anche di differenti, diciamo un solo annidamento, insomma ci sono tanti bias, un'analisi multilivello ci permette di escluderli.
Che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere questo, ecco, l'ho riassunto in queste due righe. Sembra che l'HA, quindi l'acido ialuronico, funzioni meglio e prima e meglio nei primi tre mesi, erano tre mesi, però gli effetti dei pazienti che hanno fatto il PRP, diciamo, funzionano meglio nel medio termine, quindi a sei mesi. E ci sono delle categorie di pazienti che rispondono meglio, quindi genere maschile, età sotto i 63 anni, Kellgren-Lawrence 1 e 2, e diciamo nei primi tre mesi l'acido ialuronico anche, e fattori predittivi negativi come il sesso femminile, l'età superiore ai 63 anni e chiaramente un'osteoartrosi più severa. Patologia tendinea, molto affascinante, quindi qual è l'idea? Noi siamo utilizzatori, siamo ecografisti, vediamo questa lesione tendinosica e noi vorremmo non arrivare ad una diciamo riparazione, ma vogliamo arrivare a una rigenerazione. E allora cerchiamo di tutto per poter arrivare a questo. Quindi anche il PRP l'abbiamo fatto, insomma, dalla nostra esperienza ormai dal 2010, e praticamente facciamo due sedute di terapia, diciamo, infiltrativa ecoguidata, intratendinea e peritendinea, ma anche nella lesione tendinosica, anche questa in ecoguida. E che cosa abbiamo capito? Che comunque, vedete, l'understimulation non va bene, quindi deve essere assolutamente associata ad una terapia, ad un esercizio terapeutico post trattamento, perché sappiamo da sempre che, diciamo, esiste una risposta catabolica indotta dall'understimulation. Ce lo dice anche l'amico in comune di tutti, insomma, Antonio Frizziero, che, diciamo, le caratteristiche, le proprietà meccaniche in un gruppo, diciamo, che è in the training, diciamo, si hanno delle alterazioni anche strutturali, anche dell'organizzazione strutturale. Ma anche qua l'opinione degli esperti ci dice: ma funziona questo PRP nel tendine? Probabilmente, ecco, ci sono ormai dei distretti che dicono in alcuni funziona di più, in altri di meno. Però, diciamo, questa affermazione di questo studio, diciamo, recente del professor Maffulli, di Isabella Andia e Martin, ci dice che probabilmente, diciamo, non deve essere considerata come una monoterapia. Quindi da clinico già sappiamo che non basta, dobbiamo fare anche altro. Allora abbiamo pubblicato sia nel post chirurgico, abbiamo pubblicato, diciamo, in realtà con i lavori che abbiamo fatto con il professor Ferretti e con gli altri dell'ortopedia, non è che dicono che c'è tutto questo grande effetto positivo, ma in realtà abbiamo pubblicato anche, e qua c'entra Visco anche, paragonando il PRP ad un'altra terapia che abbiamo capito che è rigenerativa, le onde d'urto. Quindi questo lavoro l'abbiamo fatto su pallavolisti, un RCT, ci siamo riusciti a farlo, che fa vedere, insomma, gli effetti del PRP che sono simili a quelli delle onde d'urto, e sono simili rispetto alle onde d'urto anche per la tendinopatia inserzionale achillea, che è una brutta bestia per noi clinici, diciamo, sono le condizioni che rispondono peggio, e gli effetti, diciamo, sono simili a quelli delle onde d'urto. Quindi questo, da una parte, diciamo, assentore da esperienza clinica, ci dice che stiamo andando sulla strada giusta, probabilmente, anche perché le percentuali di successo non sono basse. Ma allora, ma queste onde d'urto, ora cambio completamente cosa, andiamo sui mezzi fisici. Noi abbiamo cominciato dal 98, dal 2000, dal 2002 al Sant'Andrea, e inizialmente si pensava che dovessero essere impiegate per rompere. Ecco, noi avevamo una tendinopatia calcifica, una sindrome calcifica sottacromiale, dovevano fare le onde d'urto per distruggere questa calcificazione. Abbiamo abbassato le intensità, anche grazie, insomma, alla scienza di base. E attualmente, ecco, questo è un lavoro che stiamo facendo adesso, cioè addirittura nelle lesioni condrali uniamo le onde d'urto inizialmente, precondizioniamo i tessuti con le onde d'urto e poi infiltriamo l'acido ialuronico. E poi li seguiamo, per fortuna, anche senza grandi apparecchiature. Vedete, con uno scan che ha 0,3 Tesla, con determinate sequenze, standard, ma anche specifiche, siamo in grado di farci una mappatura della lesione per valutare anche gli effetti rigenerativi. E allora adesso chiedo a Visco, che seguirà, ma stiamo andando sulla strada giusta? Da clinici ci siamo mossi bene, ma per quale motivo ci possiamo aspettare che sia il PRP, ma anche e soprattutto le onde d'urto, come le abbiamo utilizzate, danno degli effetti, diciamo, rigenerativi? Punto interrogativo. Io a questo punto posso uscire dalla presentazione e lascio la parola al professor Visco, a Vincenzo Visco. Buonasera a tutti, non so se si vede lo schermo con la mia presentazione. Si vede? Sì.
Ok, allora intanto grazie a Mario per le parole gentili, soprattutto su un punto, cioè sul fatto che il punto di vista, diciamo, di chi si occupa di medicina di base in qualche modo può aiutare a spiegare i benefici clinici che si hanno attraverso queste diverse terapie che in qualche modo sono state citate da Mario, a partire dal PRP fino all'acido ialuronico, fino alle onde d'urto. Allora, fino alle onde d'urto. E in tutta franchezza, tutto quello che riguarda in qualche modo i lavori che abbiamo fatto per cercare proprio di comprendere quali possono essere i meccanismi biologici che stanno alla base di questo miglioramento clinico, nonostante ci siano delle prove sperimentali, direi abbastanza convincenti sul fatto che tutte e tre queste terapie in una certa qual misura possono avere un impatto sulla rigenerazione tessutale, però la premessa da fare è che in tutta franchezza i nostri studi fatti in vitro sono piuttosto complicati da traslare al 100% in quello che avviene invece in vivo, ossia facciamo degli esperimenti, abbiamo delle considerazioni, abbiamo sostanzialmente una serie di indicazioni importanti su questi meccanismi biologici, ma poi quello che succede effettivamente all'interno dell'organismo umano sottoposto a questo tipo di terapie, certamente non abbiamo la certezza per poterlo dire né per poterlo prevedere. Tuttavia, vi dicevo, la medicina rigenerativa è sicuramente un campo di applicazione importante per le patologie che vi ha descritto il professor Vedrano, e lo è già da diversi anni. Vorrei cominciare col dire intanto che non lo è soltanto in quel contesto, ma naturalmente per diversi altri tipi di quadri patologici. La nostra esperienza, come diceva Mario, è cominciata intorno al 2009-2010. Questo adesso è il primo lavoro che in qualche modo vorrei mostrarvi, che abbiamo pubblicato insieme. Cercherò di fare una rapidissima carrellata dei principali lavori di ricerca di base che abbiamo fatto in collaborazione con il gruppo della professoressa Gulpiani e di Mario Vedrano. Allora, il primo lavoro è stato fatto allestendo delle colture primarie di tenociti umani e sottoponendole all'azione delle onde d'urto. Per una ragione molto semplice, come scherzosamente diceva Mario, io ho cominciato la collaborazione con loro perché in effetti ero affetto da alcune situazioni patologiche, come per esempio tendinopatia Achille, quindi sono stato sottoposto personalmente alla terapia con onde d'urto, terapia che lì per lì mi è sembrata anche mediamente fastidiosa, ovviamente sopportabile, ma mediamente fastidiosa. Il quesito è nato già molto presto: come mai una cosa che in realtà sembrava evocare, seppur non in maniera insopportabile, il sintomo del dolore potesse rappresentare un beneficio ai fini clinici? E allora adesso cerchiamo di mostrare come in realtà piano piano nel tempo, attraverso i nostri studi, abbiamo incominciato a formulare delle ipotesi sui possibili meccanismi, e direi che globalmente l'ipotesi potrebbe essere riassunta in un concetto che poi culminerà nella mia presentazione, che è il concetto di ormesi, cioè sostanzialmente esporsi a certi tipi di stimoli entro certi limiti può rappresentare un può essere in grado di innescare meccanismi che rigenerano il tessuto e pertanto fanno migliorare la clinica. Sopra un certo livello di stimolazione, naturalmente, invece, gli effetti finiscono per essere degli effetti negativi, quindi degli effetti che in qualche modo non aiutano la rigenerazione tessutale. Quindi questo lavoro ho cominciato intorno al 2010 e successivamente pubblicato su Plus One. Che cosa ci ha permesso di dimostrare? Ci ha permesso di dimostrare che le nostre colture di cellule tenocitarie, quindi di cellule provenienti... Vincenzo, scusami, ma tu stai andando avanti con le diapositive? No, ancora no. Perché siamo bloccati... Siamo sempre sulla prima. Grazie comunque. Allora, dicevo, su questa diapositiva quello che possiamo osservare è quello che abbiamo fatto in questo primo lavoro, cioè abbiamo esposto a queste colture primarie di tenociti umani provenienti da tendine umano a diverse dosi di onde d'urto. Il nostro obiettivo doveva essere... Chiedo scusa, noi vediamo solamente Mario Vedrano e Vincenzo Visco, insomma, sì. Su questa diapositiva, per favore, puoi mettere in presentazione, andare sulla prima slide. Presentazione, questa non è la prima slide? No. Questa? Ecco. No. Che dici?
Allora, riesco dalla presentazione, aspetta, questo no, adesso vediamo. Adesso metto la presentazione. Però metto la presentazione. Adesso si avanti. Questo si vede? Sì, si vede che sta scorrendo. Proviamo a mettere modalità presentazione, sì. Vediamo se... Perché prima era in modalità presentazione che non vedevate, Qui? No, adesso vediamo. È andato in modalità presentazione sul suo schermo? Sì. Non è ancora no. Se ha questa latenza, allora tanto vale che lo mostro non in modalità presentazione, tanto si dovrebbe vedere lo stesso. Niente? Sì, si vede lo stesso. Quindi levo la modalità presentazione. No. Qui vedete? Sì. Allora lo ingrandisco un po' per quanto possibile qua, va bene? Ok. Allora dicevo, questa collaborazione, rapidamente perché abbiamo perso qualche minuto, quindi questo lavoro di collaborazione è cominciato allestendo delle colture primarie di tenociti umani. Non è stata un'impresa facilissima a partire dal tendine. Voi sapete la cellularità del tendine in qualche modo non è così importante, quindi l'allestimento già delle colture non è stato facilissimo. Fatto questo, abbiamo stimolato le colture con le onde d'urto. Avevamo un primo tipo di problema, al di là dell'allestimento, che era quello di trovare una dose ideale per l'esposizione alle onde d'urto e naturalmente anche una modalità di esposizione valida. Quindi abbiamo studiato entrambe le cose, le abbiamo studiato attraverso degli esperimenti di vitalità cellulare. Abbiamo scoperto quale fosse la dose, una dose in effetti utilizzata già in clinica e poi vedremo quale. E questo tipo di esperimenti poi l'abbiamo ripetuto su diversi modelli di colture cellulari, non soltanto sui tenociti che vediamo adesso, ma anche successivamente su modelli di condrociti, cioè di cellule provenienti da cartilagine umano. Vi dicevo, misurata la vitalità cellulare, andiamo a vedere se gli effetti in vitro delle onde d'urto potevano associarsi con una eventuale ipotesi di rigenerazione cellulare. E per poterlo fare siamo andati a studiare le cellule potevano essere stimolate o meno in termini di proliferazione dalle onde d'urto? Avevano dei cambiamenti morfologici? Avevano un'attività sintetica? Voi sapete che un importante componente è il collagene, che in qualche modo la cui produzione è mediata dai tenociti a seguito dell'esposizione alle onde d'urto? Allora, sapevamo già da sempre, temo che qui la diapositiva non si possa vedere benissimo, sapevamo che sia i tenociti sia i condrociti provengono da un progenitore mesenchimale comune, cioè una cellula che è comunque multipotente ma di origine mesenchimale. Abbiamo fatto questo allestimento a partire da tre diversi pazienti e abbiamo scelto la dose di esposizione e la modalità di esposizione. Non so se a destra si vede quella piccola figura con la mia mano che appoggia una vials contenente tenociti all'erogatore delle onde d'urto, quindi chiaramente è stato possibile fare questa esposizione a diversi tipi di energie e a un diverso numero di colpi. Lo studio della vitalità cellulare ci ha consentito quindi di comprendere quale fosse la dose giusta. Una cosa importante che questo lavoro già all'inizio ha mostrato è che effettivamente le onde d'urto erano capaci di stimolare la proliferazione delle cellule, ma non soltanto, ne inducevano la sintesi di collagene, un tipo di collagene che, come vedremo, è soprattutto collagene di tipo 1. Durante i meccanismi di rigenerazione tessutale il tipo di collagene che viene prodotto non è sempre il medesimo, c'è una fase transitoria in cui si produce inizialmente soltanto collagene di tipo 3, per poi passare ad una fase più stabilizzante in cui si arriva a produrre collagene di tipo 1. Bene, nelle nostre culture effettivamente vedevamo un'implementata produzione di collagene di tipo 1 e questo già ci ha fatto pensare da subito questa frase che è scritta in inglese sotto, cioè che i benefici delle onde d'urto potevano probabilmente essere ascrivibili a un'incrementata efficienza che passava attraverso la proliferazione cellulare e attraverso un'aumentata sintesi di collagene della riparazione del tendine. Ma già da allora ci siamo cominciati a porre dei quesiti. Ma un tendine in qualche modo lesionato può da solo, indipendentemente dalle nostre terapie, andare incontro a una sorta di riparazione fisiologica? In una certa qual misura è possibile pensare che un tendine, magari non proprio rotto, ma parzialmente lesionato, possa
grazie alla natura stessa a rigenerarsi. E allora che abbiamo fatto? In questo secondo lavoro abbiamo paragonato due fonti diverse di tendine, cioè un tendine semitendinoso sano, che era quello che in qualche modo avevamo utilizzato per il precedente lavoro ed è quello che veniva espiantato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, un pezzettino i chirurghi ce lo davano e facevamo appunto le nostre colture primarie, ma abbiamo paragonato queste cellule a cellule invece provenienti da un tendine d'Achille lesionato, quindi sostanzialmente due fonti di tenociti diverse, una proveniente da un tendine sano, una proveniente da un tendine lesionato. Le cellule si comporteranno nello stesso modo? Ci siamo focalizzati su due aspetti. Anche qui siamo andati a esporre le cellule alle onde d'urto, ma insieme a valutare i processi proliferativi e anche di migrazione delle cellule stesse in vitro, abbiamo cominciato a studiare anche le cellule molecolarmente, cioè abbiamo visto una serie di geni che sappiamo essere correlati con proprio la fase di rigenerazione tessutale, e in questo modo abbiamo cominciato a studiare proprio il processo di riparazione. Il paragone tra, qui purtroppo temo si veda molto in modo piccolo, però in basso ci sono due grafici che sono paragonati, che riguardano sia l'effetto proliferativo sia l'effetto di migrazione mediato dalle onde d'urto. Una cosa della quale ci siamo accorti subito era effettivamente le cellule provenienti da tendine lesionato erano in qualche modo più vivaci, più pronte alla risposta proliferativa e di migrazione data innescata dalle onde d'urto. E questo ci ha fatto pensare che probabilmente in questo tipo di cellule, proprio perché provenienti da un tendine lesionato, il processo riparativo era cominciato un pochetto già per conto suo, quindi la natura stava aiutando la rigenerazione. Sicuramente, però, l'azione delle onde d'urto aveva sostanzialmente velocizzato il processo riparativo, lo aveva reso più efficiente, lo aveva completato. E a questo punto già abbiamo cominciato a pensare che per poter parlare di rigenerazione tessutale bisogna parlare di elementi quantomeno totipotenti che possano andarsi a sostituire a quelle cellule lesionate e quindi sostanzialmente innescare il processo riparativo attraverso il reclutamento di elementi che piano piano si differenziano in tenociti e quindi sostanzialmente grazie a una serie di molecole, qui vedete sono indicate una serie di citochine sia proinfiammatorie che antinfiammatorie, sia fattori di crescita che stimolano l'angiogenesi, sia citochine che sono direttamente correlate con i meccanismi di proliferazione cellulare. Quindi, nuovo quesito, ci saranno delle cellule, chiamiamole progenitrici, forse staminali, all'interno del tendine che possono essere reclutate, mosse, innescate ed eventualmente differenziate dai nostri trattamenti? Già lavori del 2007 addirittura su Nature Medicine avevano dimostrato che effettivamente nel tendine sono presenti delle cellule staminali di derivazione tendinea. Si tratta di vedere come poterle utilizzare e se in qualche modo la presenza di queste cellule può rappresentare un target per le nostre terapie. Ed ecco il nostro terzo studio pubblicato su Oncotarget, il quale dimostra una cosa a mio parere molto carina, molto interessante, ossia non soltanto siamo riusciti a stimolare queste cellule progenitrici provenienti da tendine, ma direi sorprendentemente attraverso l'applicazione di onde d'urto ne abbiamo implementato il differenziamento nelle tre principali linee mesenchimali che siamo andati a studiare, cioè in vitro da cellule provenienti da tendine siamo in grado di fare degli adipociti con dei terreni di differenziamento specifici piuttosto che dei condrociti piuttosto che degli osteociti, ciascuna ovviamente con il suo specifico terreno di differenziamento. È una procedura che si fa studiando le cellule staminali e in particolare studiando il differenziamento delle cellule staminali. Vedete nell'immagine si vede in particolare è abbastanza impressionante vedere questa popolazione di cellule staminali provenienti da tendine che fanno questi pallocchi di grasso, dimostrando che si stanno progressivamente indirizzando verso un differenziamento di tipo adipocitario. Nella stessa misura siamo stati in grado di stimolare il lineage che va verso gli osteociti e il lineage che va verso i condrociti.
Quindi i terreni di differenziamento di per sé consentono il differenziamento delle nostre cellule staminali provenienti da tendine nei tre lineage, ma le onde d'urto implementavano la velocità di questo differenziamento. C'è scritto in azzurro sotto, la nostra terapia accelera significativamente il differenziamento delle cellule staminali provenienti da tendine. Passaggio successivo, se siamo così bravi a fare questo lavoro sui tendini, è possibile traslare su un territorio così, direi, ambizioso lo stesso tipo di meccanismo che è quello del tessuto cartilagineo? Passiamo quindi a valutare delle potenziali patologie completamente diverse dalle tendinopatie di cui ci siamo occupati, direi, in vitro fino a questo giorno. E proviamo a vedere se attraverso le nostre terapie potevamo stimolare eventualmente la rigenerazione anche del tessuto cartilagineo. Sapete com'è composto il tessuto cartilagineo, come siano importanti le interazioni esistenti tra matrice extracellulare e le cellule che lo compongono. Naturalmente molto si è studiato nel corso degli anni questo tessuto, caratterizzato dal fatto che ha poche cellule, che è scarsamente avvezzo per conto suo ad una fisiologica rigenerazione, tant'è che gli atleti che hanno una degenerazione cartilaginea, mi viene in mente quella delle ginocchia, avanzata, generalmente hanno poca possibilità e poche prospettive di continuare la loro attività agonistica al medesimo livello. Pertanto si trattava effettivamente di un contesto particolarmente ambizioso. Studiare la cartilagine significa in qualche modo proporre qualcosa di realmente innovativo, perché una rigenerazione della cartilagine, come vi ha detto il professor Vitrano, è stato in qualche modo oggetto di diversi approfondimenti attraverso la possibilità di costruire dei tessuti in vitro con specifici scaffold, quindi eventualmente reimpiantando il tessuto cartilagineo ricostruito in vitro nelle zone lesionate. Ma diciamo, tutte le terapie che in qualche modo abbiamo preso in considerazione adesso per la rigenerazione tessutale hanno l'ambizione di poter dare un proprio impatto sulla possibilità di rigenerare il tessuto cartilagineo. Allora, questa diapositiva mi è molto cara, adesso non so se si vede bene, in realtà temo che non si possa leggere bene. È una diapositiva che in qualche modo vuole riassumere concettualmente tutto questo, diciamo, processo di ormesi che sostanzialmente cerchiamo di innescare con le nostre terapie nei pazienti. Allora, partirei da un presupposto. Naturalmente ci focalizziamo adesso sulle lesioni cartilaginee, ma il concetto dell'ormesi non è sicuramente un concetto limitabile esclusivamente al contesto cartilagineo. Allora, noi sappiamo che la cartilagine degenera generalmente o per eventi traumatici, come indico a sinistra, oppure per un naturale invecchiamento, a cui contribuiscono due fattori. Uno, quello che si chiama l'inflammaging, cioè il normale invecchiamento produce una serie di molecole che inducono una sorta di infiammazione che con il tempo diventa infiammazione cronica. Quando l'infiammazione diventa cronica, l'invecchiamento del tessuto si associa anche ad un evento di condrosenescenza, cioè sostanzialmente ad un invecchiamento del tessuto cartilagineo che ne rappresenta, diciamo, l'anticamera della degenerazione terminale, cioè l'anticamera della degenerazione sulla quale non si può più intervenire. Allora, quale può essere il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo potrebbe essere quello, attraverso i nostri impatti terapeutici, di restaurare un equilibrio più efficace tra quei processi anabolici, cioè di costruzione, e i processi catabolici, cioè di distruzione del tessuto cartilagineo, che consente alla cartilagine di adattarsi meglio agli stimoli che la natura attraverso l'attività fisica e noi in parte attraverso le nostre terapie proviamo a dargli. Quindi è come se sostanzialmente abituassimo l'organismo a rispondere in quel modo lì che si vede nel grafico in basso a destra, cioè una risposta bifasica, dose dipendente. Il nostro obiettivo dell'ormesi è rimanere nella zona al di sopra della linea tratteggiata, quindi nella zona, diciamo, di anabolismo,
non creando i presupposti per arrivare alla parte terminale del grafico a destra, cioè a quella zona in cui una serie di fattori catabolici diventano addirittura tossici per la nostra cartilagine e ne determinano una degenerazione terminale. Le terapie biologiche che ha citato il professor Vetrano hanno tutte in una certa qual misura una serie di vantaggi, ma dei potenziali limiti. Il PRP, ve l'ha spiegato Mario, è sostanzialmente frutto della degranulazione delle piastrine. Cosa c'è dentro i granuli di queste piastrine? Una serie di mediatori, un cocktail di mediatori. Direi che tutti i mediatori che ci sono dentro le piastrine non li conosciamo neanche tutte, ma la realtà è che molti di questi mediatori hanno di per sé intanto un effetto antinfiammatorio. Ma direi, e non è un caso, che negli studi clinici fatti dal gruppo Ferretti, Vulpiani, Vetrano abbiamo visto un beneficio del PRP a tempi lunghi, mi viene in mente che ci sono dentro una serie di molecole che possono muovere le nostre cellule staminali e ne possono facilitare il differenziamento e pertanto facilitare la rigenerazione tessutale. Per fare questo ovviamente non bastano pochi giorni, ci vogliono mesi e ci vuole soprattutto un organismo che non sia ancora in quella fase di degenerazione che abbiamo visto prima guardando il grafico sull'ormesi. E generalmente chi arriva alla fase di, diciamo, infiammazione cronica? Gli atleti che hanno fatto un numero di anni importante di pratica sportiva, ma soprattutto gli anziani, perché quello che io ho definito inflammaging è un qualche cosa che si sviluppa, direi, fisiopatologicamente nel tempo. Quindi è più complicato curare gli anziani, non credo che questo sia una grossa sorpresa per nessuno. Anche l'acido ialuronico aveva inizialmente soltanto l'ambizione di essere una sorta di olio del motore nelle nostre articolazioni, ma poi ci siamo accorti che esistono vari tipi di acido ialuronico, differenze che sono legate soprattutto al peso molecolare dell'acido ialuronico stesso, e ovviamente quello a peso molecolare più basso avrà un'emivita più breve, quindi una possibilità di avere un'efficienza probabilmente temporalmente in maniera meno significativa. La terapia cellulare con condrociti maturi ha quel problema che coltivare condrociti in cultura significa sottoporli a una serie di passaggi che possono portarli a senescenza e quindi sostanzialmente poi non è così facile andarli a reiniettare nel soggetto malato. Il trapianto autologo di cellule staminali dipende dallo stadio della malattia, perché naturalmente anche qui le cellule staminali sono bravissime, ma sono bravissime a fare una cosa, cioè ad andare lì nella sede della lesione e a copiare le cellule che in qualche modo devono riprodurre per rigenerare un tessuto finalmente nuovamente efficiente. Ma se il tessuto ormai si è degenerato in maniera terminale, le cellule staminali hanno difficoltà a copiare. Idea: possibile sommare le onde d'urto all'acido ialuronico? Concludiamo la nostra presentazione con quest'ultimo lavoro, che è datato 2020, nel quale abbiamo proprio fatto questo tentativo. Abbiamo cercato di mettere insieme queste due terapie. Prima di tutto perché ci siamo accorti che diversi lavori cominciavano a dire una cosa nuova, cioè che l'acido ialuronico non è soltanto l'olio del motore, ma attraverso un recettore cellulare che si chiama CD44 può stimolare le cellule e può indurre nelle cellule lesionate un fenomeno di tipo proliferativo ed eventualmente nelle cellule indifferenziate un fenomeno di tipo differenziativo che può aiutare la rigenerazione tessutale. Abbiamo quindi cominciato a valutare alcuni marcatori condrocitari in termini di espressione dell'mRNA, quindi studi di biologia molecolare con la real time, e ci siamo resi conto che l'acido ialuronico cominciava a fare delle cose un po' diverse rispetto a quelle che banalmente ritenevamo essere presenti e che quindi abbiamo assommato alle potenzialità dei gel piastrinici rappresentate da questa review. Ve l'ha già sottolineato il professor Vetrano. Che cosa sono queste potenzialità? Mi sentite? Pronto? Sì. Okay. Quindi un effetto antinfiammatorio che aveva già citato Mario Vetrano, quindi di sedazione del dolore, ma è piuttosto limitativo dire che il PRP fa questa cosa. Siamo stati in grado di vedere che muove le cellule, le fa proliferare e le fa muovere, quindi probabilmente aiuta la riparazione tessutale.
Infine abbiamo esposto le nostre colture di condrociti anche alle onde d'urto focalizzate, con una serie di ipotesi che abbiamo fatto da subito. Possono le onde d'urto aiutare a sedare il dolore? Probabilmente sì, perché evocano la produzione di una serie di molecole che possono essere anche molecole antinfiammatorie e anche molecole che hanno un effetto antalgico. Quindi in un certo qual modo le onde d'urto possono limitare il dolore. Effetto transitorio quello della limitazione del dolore. Molto più significativo sarebbe se le onde d'urto fossero capaci di stimolare la condrogenesi attraverso il rilascio di una serie di fattori che in qualche modo favoriscono la proliferazione e il differenziamento di queste cellule. I risultati del nostro ultimo studio dimostrano in effetti che il nostro trattamento combinato di onde d'urto e acido ialuronico, ma non solo, anche il trattamento con il semplice PRP diminuiscono la condrosenescenza delle cellule. Qui abbiamo studiato un certo marcatore di condrosenescenza che si chiama P16 e abbiamo visto, come si intravede da questo grafico, che queste terapie fanno invecchiare un po' più lentamente i condrociti e quindi ritardano quel processo, diciamo, di infiammazione cronica che si associa appunto con la degenerazione terminale dei condrociti e quindi del tessuto cartilagineo. Non solo, anche sui condrociti abbiamo visto che i nostri trattamenti limitano, i nostri trattamenti biologici limitano la produzione di citochine proinfiammatorie, quindi abbiamo citate due in particolare, cioè L6 e TNF-alfa, e addirittura implementano citochine antinfiammatorie come IL-10. Quindi un effetto duplice: limitare l'attività proinfiammatoria di alcune citochine e antagonizzare l'infiammazione attraverso delle citochine antinfiammatorie come gli L10. Infine, il pretrattamento con onde d'urto determina un incremento in cellule trattate con acido ialuronico dell'espressione del CD44. Chi è questo signore? Il CD44, come vi accennavo prima, è la porta di ingresso che consente all'acido ialuronico di avere la sua attività sulle cellule. Se attraverso le onde d'urto incremento il numero dei recettori CD44 che stanno sulla superficie dei condrociti, presumibilmente il mio acido ialuronico iniettato agirà in maniera molto più efficace. Questa è una valutazione fatta esclusivamente in vitro, ma è proprio allora, grazie a questo lavoro pubblicato, ripeto, un anno fa, che in qualche modo è cominciata questa sperimentazione clinica fatta dal gruppo di Vetrano e Vulpiani, che combinava l'uso delle onde d'urto con l'acido ialuronico. E per questo direi siamo in attesa quindi dei risultati che in qualche modo questa sperimentazione clinica dovrebbe darci, risultati che non sono soltanto misurabili attraverso il beneficio clinico dopo il trattamento combinato, ma che, come vediamo, possono essere misurati attraverso la valutazione proprio delle lesioni condrali attraverso indagini strumentali che vanno a valutare il campo delle lesioni condrali per vedere se effettivamente c'è un implemento della cartilagine stimolata in questo modo. Allora, io avrei finito, non so se Mario vuole intervenire e dire qualche cosa. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti i collaboratori del gruppo, per esempio il professor Argento che ci permette di fare anche queste ricostruzioni di risonanza magnetica utilizzando delle sequenze particolari. Insomma, il lavoro è tanto, è affascinante e il clinico, se ha un occhio alla scienza di base, probabilmente innanzitutto sa dire, sa parlare meglio anche col paziente, ma soprattutto si chiarisce tanti aspetti che però purtroppo, come ha detto benissimo il professor Visco, Vincenzo, è che noi le grandi risposte, piuttosto per motivi etici, purtroppo non le possiamo dare, perché un conto è quello che succede in vitro, un conto è quello che ci possiamo aspettare in vivo. Per esempio, Vincenzo, tu hai risolto tutti i tuoi problemi facendo questi è una domanda che entra nel territorio della privacy, quindi francamente mi ritengo di non rispondere. Io però ho un bias di base che non so se si intravede dalla luce che mi viene addosso, cioè l'età non aiuta la rigenerazione tessutale, questo l'ho già detto, e probabilmente ho iniziato certe terapie
quando la mia cartilagine, parliamo appunto della cartilagine del ginocchio, è già in una fase degenerativa complicata da diciamo rigenerare. Mi è piaciuto molto quando in una delle tue diapositive della presentazione hai fatto una distinzione importante tra riparazione e rigenerazione. Allora, forse parte della mia lesione cartilaginea può essere parzialmente riparata, ma non può essere rigenerata, che è tutta un'altra cosa. Infatti l'obiettivo probabilmente delle terapie rigenerative è di non spingerci troppo oltre per poter arrivare, diciamo, che cosa vuol dire rigenerare? Vuol dire riprodurre un tessuto che abbia delle qualità simili a quelle che era perduto. Il più fedelmente possibile. Mi riferisco a, come diceva il professor Bisco, a matrice cellulare. Volevo dirvi, visto che comunque bene o male ci abbiamo qualche minuto per discutere, e mi sembra che per adesso non ci sono domande. Volevo semplicemente dire che comunque diciamo, di altro, per rafforzare il concetto che avete espresso, che la cosa che ha fatto vedere Vincenzo molto interessante, quando le cellule prese dai tendini lesionati, per esempio, ma anche da qualsiasi tipo di tessuto, sono più prone a rigenerare, oppure quantomeno a confluire in verso, diciamo, a proliferare maggiormente. Questo è vero perché, se per esempio fate una biopsia di un tendine rotto, quando noi lo andiamo ad operare, invece di operarlo a 24 ore, ma lo operiamo per esempio per rotture croniche, per esempio del tendine quadricipitale o del tendine achilleo, noi abbiamo fatto per esempio degli interventi dopo mesi, perché per esempio i pazienti erano delle rotture neglette, e abbiamo ritrovato cellule mesenchimali locali nelle biopsie fatte da questi tendini in un numero assurdo, cioè strepitoso. Ieri per esempio mi hanno chiamato, scusa, puoi un attimo chiudere questo corso, e siamo nell'ordine di milioni di cellule che proliferano indipendentemente da qualsiasi tipo di stimolo, ma semplicemente perché la natura cerca la riparazione attraverso la liberazione delle TPCS che stanno già lì, e quindi semplicemente la rottura, questo nelle rotture croniche, quindi per rafforzare il concetto che diceva assolutamente Vincenzo. Se vuoi, questo perché è assolutamente... ieri per esempio abbiamo preso le biopsie, abbiamo estratto praticamente da biopsie di rotture di tendine quadricipitale, mi hanno chiamato dal laboratorio, cioè non credevano al fatto che c'erano tutte queste cellule mesenchimali locali, ovviamente, che erano state tutte quante poi marcate, e quindi effettivamente erano TPCS. E quindi questo per farvi capire che quando noi uniamo la chirurgia, la riabilitazione e scienza di base, ovviamente la ISPURT è nata per questo, cioè proprio il nostro nucleo fondamentale è proprio quello di traslare e di dare un occhio dalla parte della scienza di base, perché altrimenti se noi trattiamo tutti i pazienti nella stessa maniera, io lo dico soprattutto per i ragazzi, no? Avete visto per esempio le infiltrazioni fatte in classificazione di Halbach oppure di Kelker e Lorenz, con risultati diversi, no? Che voi avete, ovviamente, perché questo dipende da una situazione locale di scienza di base, cioè di situazione molto complessa, e i pazienti sono tutti diversi. Poi se ci aggiungiamo l'individualità delle pazienti, gli smetabolismi, il tipo di attività fisica, quindi l'unicità del paziente dipende da tutta questa miriade di fattori, e noi non potremmo mai avere sempre dei risultati uguali l'uno per l'altro, perché abbiamo sempre pazienti diversi l'uno dall'altro, questo è il concetto. No, ma scusate, non vi volevo interrompere, tanto parlate da soli. Volevo fare un commento su quello che hai detto. Mi senti? Sì, ok. Allora, volevo dire, a conferma di quello che sta dicendo il professor Oliva, quello che piano piano ci stiamo convincendo a pensare è che in realtà
anche di fronte a diciamo condizioni di infiammazione. Adesso faccio un discorso generico, quindi non mi riferisco a un'infiammazione di un distretto piuttosto che di un altro. Però per anni abbiamo visto sempre l'infiammazione come un pericolo contro cui scagliarci, e l'abuso di farmaci antinfiammatori è, direi, soprattutto nel vostro settore, permettetemi di dirlo, un rischio importante. Perché? Perché da quello che piano piano stiamo cominciando a capire, proprio perché la natura tende a fare il suo corso, quando l'infiammazione è in una fase iniziale, nell'infiammazione sono insiti all'interno dell'infiammazione stesso quegli stimoli che possono aiutare a risolvere il problema, quindi in parte a reclutare quelle cellule che un tempo si riteneva non esistessero in nicchie sparse per tutto l'organismo, compreso il tendine, come abbiamo visto noi. Vi ricordate quando parlavamo di cellule staminali? Un tempo si pensava al cordone ombelicale, ad alcune parti soltanto del nostro organismo. Adesso sappiamo che probabilmente, pur non avendone una certezza assoluta, il nostro organismo è pieno di nicchie dove sono contenuti almeno questi elementi, se non proprio totipotenti, pluripotenti, in grado di essere differenziati e andare a sostituire le cellule lesionate. Certo, arrivare ad uno stadio di degenerazione talmente importante e talmente cronicizzata che ovviamente anche il contributo di elementi multipotenti può essere ormai inutile. Prego. Vincenzo, senti, io ti voglio riportare praticamente al cuore della discussione. Faccio solo questa piccola, apro e chiudo una parentesi, poi do la parola anche a Roberta. Volevo solo dire che io sono, il professore Maffulli, che io conosco da 20 anni, con cui lavoro, sono 20 anni che mi dice di non usare, per esempio, antinfiammatori nel post-operatorio. Quindi questo è forse dal 99 che mi dice una cosa del genere. Quindi il problema è che effettivamente noi dobbiamo fare un esame di coscienza come clinici e dovremmo studiare un po' di più la scienza di base, però non tutti fanno questo tipo di errori. Per queste cose, chi viene dalla scienza di base, sai che lui, come te, viene dalla patologia generale, quindi queste cose si sanno da forse 60 anni e più, per quando studiavamo sul libro di patologia le fasi dell'infiammazione, e poi ce le siamo dimenticate quando diventiamo chirurghi o fisiatri, però questo è sbagliatissimo. Poi è anche vero che ci sono delle molecole antinfiammatorie che stanno avendo delle rivalutazioni, alcuni antinfiammatori usati in alcune fasi potrebbero essere molto utili, però questo non è il momento della nostra serata. Io devo dire un'altra cosa, ritorniamo al concetto, al titolo della lezione magistrale fantastica che avete fatto. Voi avete parlato di riabilitazione, ovviamente vi siete concentrati perché come vostra scuola, soprattutto quella della professoressa Viviani e del professor Vetrano, c'è nelle onde d'urto un core importante di studio da anni. Però quando noi facciamo questo tipo di titolo dovremmo andare a studiare la riabilitazione applicata alla scienza di base, non sono solo ovviamente le onde d'urto, ma c'è l'esercizio fisico, per esempio, c'è una riabilitazione, campi magnetici, quegli agenti fisici, ma anche lo stesso, per esempio, taping, per dire qualsiasi stupidaggine, qualsiasi cosa che applichiamo al nostro corpo, dà comunque una risposta in termini di scienza di base che andrebbe studiata, che per i prossimi 50 anni potremmo andare a studiare in scienza di base, perché comunque ci sono delle risposte da tutti i punti di vista. Quindi io lascio la parola a Roberta, che magari se ha voglia di farvi una domanda, penso che l'argomento è enorme, noi potremmo parlare per ore di queste cose perché è affascinante, ovviamente. Grazie professore, grazie anche a due relatori che ci hanno fatto una lezione magistrale molto interessante. La mia domanda, insomma, si correla a quella del professore Oliva. Appunto, io sono una fisioterapista e ci seguono tanti studenti di fisioterapia, oltre che fisioterapisti già strutturati. Quello che a me piacerebbe affrontare è l'approccio appunto proprio riabilitativo nei pazienti che comunque vanno incontro a terapie rigenerative, le quali avete descritto voi, quindi quello che può essere fatto da un punto di vista fisioterapico nel caso in cui
ci siano degli interventi di questo tipo e soprattutto poi quello che diceva il professor Oliva, le modifiche che si vengono a creare vanno ovviamente studiate, quindi in ambito riabilitativo a volte molto spesso è complicato riuscire a capire quanto l'intervento fisioterapico riesca a fare la differenza da un punto di vista più specifico, da un punto di vista proprio biologico, molecolare e quant'altro. Ok, posso rispondere? Allora, anche qualsiasi mezzo fisico, qualsiasi esercizio terapeutico dà degli effetti biologici. In che senso? Allora, gli effetti fisici, i mezzi fisici praticamente attraverso la meccanotrasduzione danno degli impulsi meccanici che alla fine sono quelli che vengono trasmessi a livello cellulare diciamo aumentano l'espressione, quindi hanno un effetto proprio sull'espressione del DNA. Ma l'esercizio terapeutico alla fine che cos'è? L'esercizio terapeutico è un insieme diciamo ben strutturato di esercizio che deve essere fatto in quel determinato modo, solo perché in quel determinato modo evoca una risposta biologica. Cioè, per dire, perché che ne so, la CIMT deve essere fatta in quel determinato modalità, perché l'esercizio eccentrico, no, che utilizziamo tantissimo nella riabilitazione delle tendinopatie, deve avere quei parametri, quindi un tot serie, che ne so, 3 serie da 15 tutti i giorni per 12 settimane, perché la dignità, l'estrema dignità dell'esercizio terapeutico, che poi è lo strumento del fisioterapista insieme al fatto fisico, è proprio quello, cioè di determinare una risposta biologica. Quindi anche quello in ottica di medicina traslazionale. No, e quindi dobbiamo accoppiare, quindi semplicemente accoppiare diversi tipi di terapie ci possono dare migliori risultati, ma questo pure lo sappiamo tantissimo, il problema. Per esempio, quando pazienti con l'artrosi, secondo me la cosa migliore è muovetevi, no? Lo sappiamo da sempre, che più ti muovi, più stai meglio. E quindi questo è una banalità, ovviamente, però poi da un punto di vista di ricerca e di scienza di base, veramente è difficile provare che cosa succede, che cosa va a cambiare, che questo è il topic della serata, no? Parlare, allora, cioè, di capire qual è la dose terapeutica. La dose terapeutica dell'esercizio, ma su allora, questo io non penso che abbiamo molto da ideare su questo. No, allora in realtà scusatemi, vi faccio concludere, c'è una latenza, quindi non parliamo tutti allo stesso momento. Quindi praticamente è facile, bisogna conoscere quello che vogliamo fare al paziente, conoscere gli effetti che vogliamo evocare. Poi in ottica riabilitativa qualsiasi intervento deve essere all'interno di un progetto, cioè un insieme strutturato di interventi che hanno la funzione, diciamo, di avere un effetto su creare quello che gli obiettivi che ci siamo prefissati. Per esempio, andando sul pratico, benissimo Francesco, noi per primi diciamo al paziente l'unica terapia per l'osteoartrosi è il movimento. Allora magari là usiamo un mezzo fisico che ha un effetto antidolorifico, antinfiammatorio, per permettere al paziente di muoversi, perché abbiamo capito che praticamente il movimento, non fare movimento è dannoso. Quindi noi dobbiamo conoscere i mezzi fisici, dobbiamo conoscere i loro parametri, i dosaggi che dobbiamo somministrare e li dobbiamo inserire correttamente all'interno di un progetto, dove il progetto avrà diversi obiettivi, no? Che saranno quelli a breve, a medio e lungo termine. E noi, se è proprio questa la medicina di precisione, cioè dobbiamo sapere cosa fare, in che modo, quando, a chi. E allora, certo, la medicina traslazionale è affascinante, quindi proprio da riabilitare. Non è facile. No, però. Non è facile, chiedo scusa, perché se ci basiamo sulla medicina basata sull'evidenza, non abbiamo tantissima, diciamo, non ci possiamo attaccare alla medicina basata sull'evidenza. E quindi praticamente sarebbe considerare gli effetti che noi possiamo sortire da un determinato parametro di qualsiasi arma che abbiamo da riabilitatori nelle nostre mani e cercare di, col contagocce, sapere quando e a chi farlo. E in che modo? Posso concludere dicendo quest'ultima cosa. Siccome Francesco faceva però specificamente l'esempio dell'artrosi, allora non vorrei lanciare anche dei messaggi fuorvianti. Io non penso sia facile
rigenerare un tessuto, per esempio cartilagineo, in un paziente che ha un'artrosi avanzata. Tuttavia, l'attività fisica crea le premesse, intanto perché possa essere dall'organismo prodotta una serie di messaggi che favoriscono l'effetto antidolorifico, prima cosa. E seconda cosa, è vero, magari non riusciremo a rigenerare il tessuto in un paziente con un'artrosi avanzata, ma probabilmente attraverso le terapie adeguate ed un'attività fisica moderata ma costante, riusciremo a evitare che peggiori il quadro, che è una cosa molto importante. L'ultima cosa. Assolutamente sì, ma è l'ultima cosa, facciamo 3 ore di diretta perché l'argomento Francesco, lo sai, che ci Francesco. Piace. Che poi noi parliamo di terapia rigenerativa, ma il paziente viene da noi non perché vuole essere rigenerato, perché vuole andare a giocare a pallone, cioè vuole farsi, cioè noi riabilitiamo la funzione, non il tessuto. Quindi vabbè, qua, giustamente, come dicevate voi, dobbiamo andare sul clinico. Cioè il paziente viene da noi, non dice io voglio che mi rigeneri il ginocchio, ti dice io voglio camminare, io voglio rimettermi nelle condizioni di fare determinate cose. Quindi la dobbiamo per forza ottenere questa rigenerazione, magari, ma è un'utopia? È raggiungibile? Probabilmente quello che ci ha detto... Invece deve essere il dato clinico. Perfetto, dobbiamo entrare all'interno della persona, quindi degli obiettivi e della funzione, perché i riabilitatori sono gli specialisti della funzione e del funzionamento. Va bene, io su questa frase penso che è bellissima, la possiamo pure chiudere qua, perché comunque il professor Vetrano si è espresso sull'ultima frase, la mettiamo, facciamo come disse Vetrano nel 2020, voglio dire. In epoca Covid. Professor Biscoletto, d'accordo, la chiudiamo qua su questa perla di saggezza. Lo sapevo che finiva, che bellissimo. Mi prendeva di Va più, bene, grazie a tutti, vi saluto. Arrivederci. No, non è Grazie. Vero. Arrivederci.